Ciao ragazze, benvenute nella mia cucina, nel mio secondo canale. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. C'è la Nancy che mi tartassa di messaggi. Questo canale lo gestiamo io e mia sorella, canale Carlita e Nancy. Mi raccomando, iscrivetevi con tutte le nostre ricettine light, sane, healthy life. Cosa cavolo? Healthy light. Vabbè, passiamo, banda alle ciance. Ragazzi, questa ricetta è troppo bella perché praticamente voglio far vedere come faccio l'insalatuna proteica, cioè l'insalatuna quando non ho voglia di mangiare caldo, queste robe calde d'estate non ce la faccio, voglio una cosa però light, soprattutto se nei giorni prima ho mangiato tantissimo, voglio una cosa leggera, sana e insomma fresca, ecco. Insalatona proteica col pollo, tipo la Caesar salad, però la Carlita salad. Yeah! Carlita salad. Buongiorno ragazze, mentre si cuoce il pollo io sto già preparando l'insalata perché oggi mi faccio una grande insalatona proteica, ovvero un'insalatona di pollo che poi potete fare anche ad esempio con il tonno, che sono entrambi molto consigliati perché sono proteici e molto light. Il pollo lo sto facendo andare in padella, vedete, leggermente unta, e lo faccio così, semplicemente in padella. E poi ho lavato l'insalata, precisamente ho preso l'insalata iceberg, i finocchi fatti tutti a pezzettini. Io poi metto quello che ho, di solito metto insalata e finocchi sicuro, perché anche i finocchi sono molto rinfrescanti, drenanti, aiutano a stare in forma. Questa insalata ve la potete portare anche in spiaggia ad esempio, oppure per un pasto leggero ma molto nutriente. E poi oltre ai finocchi ho aggiunto anche i ravanelli, che sono anche molto buoni. Adesso i pomodori, che andrò a tagliare a pezzettini. A volte metto anche il mais e insomma quello che ho, la cipolla. Adesso poi andiamo a guarnire la nostra insalatona. Il pollo si cuoce. Il pollo che mangio io è questo qua, il pollo giallo, che io lo trovo molto più buono del pollo bianco. Provate, molto più buono. Adesso ci metto un po' di spezie. Come spezie, ragazzi, ho messo sale rosa dell'Himalaya, pepe nero e adesso il tocco magico, ragazze, lo zenzero, che è ottimo ed è buonissimo. Pepe e zenzero mix troppo buono, mamma mia, viene buonissimo, viene molto speziato. Poi l'insalata quando la condite col limone si mischia pepe, limone e zenzero, è troppo buono. Ed è quasi pronto, non lo faccio troppo cotto e poi lo sfilaccio, lo faccio a listarelle. Ora ragazze, siamo qua, io e Pupi. Ho già disposto l'insalata con i finocchi, i ravanelli e i pomodori. Adesso vado a mettere il pollo, che nel frattempo ho fatto raffreddare ovviamente. Lo vado a versare tutto qua sopra. La madò, è troppo buona, vi giuro, è troppo buona. Adesso preparo anche una magica salsina, perché approfitto e voglio far vedere anche questa salsina che uso per condire le insalate, questa qua, ma anche a volte l'insalata, come dicevo prima, col pollo va bene comunque. Vi faccio vedere. In qua dentro, in una ciotolina, ci vado a mettere limone, aggiungo la salsa di soia, questa è una salsina che faccio io, è molto molto buona. E poi ragazze, ci metto l'olio, un bel cucchiaio di olio, vado a sbattere, tipo emulsionare, sbattere così, e poi ci metto un po' di sale, un po' di pepe e due fettine di zenzero che danno sapore, ed è troppo buono questo sughetto. Appunto ragazze, ultimo tocco che faccio, ci aggiungo le noci sbriciolate che mi piacciono tantissimo, poi come fonti di grassi fanno tanto tanto bene, mangio frutta secca tutti i giorni, ci vuole, e anche questo mix, faccio vedere, di insalate, troppo buono questo, ci sono tutti i semini, metto un po' anche di questo, semi di girasole, sono buonissimi. Se è tutto ragazze, mi raccomando, andate a condire con la vostra salsina, questa qua abbiamo fatto il sughettino, è molto molto buono ed è fresca ed è buonissima, rinfrescante, sana, leggera. Mi raccomando, lasciatemi tanti like per questo video e buon appetito. Yummy. Avvicino ragazzi, io mangerò queste qua, che sono delle bruschettine integrali, oppure del pane integrale, del pane di segale. Gnam. Gnam gnam.